All'esperto risponde, parliamo di disfunzione erettile, subito dopo la sigla. Ben ritrovati, l'esperto risponde, il nuovo talk di Medical Excellence TV che mette a disposizione la possibilità del pubblico in sala per fare delle domande agli ospiti che via via si susseguono. Noi diamo il benvenuto al professor Salvatore Sansalone, urologo, andrologo, grazie professore di essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. Il professore è docente all'Università Tor Vergata di Roma e anche direttore del poliambulatorio GISA di Catania. L'argomento di oggi, come avete sentito all'inizio, è la disfunzione erettile. Professore, che cos'è esattamente? Allora, per disfunzione erettile si intende l'incapacità ad avere una buona erezione per portare a termine un rapporto sessuale. Questa è la definizione sostanzialmente. E quali possono essere ovviamente le cause che generano questo problema? Allora, le cause possono essere tantissime. Intanto facciamo una distinzione. La disfunzione erettile può essere su base organica e su base psicologica. Che significa questo? Su base organica che c'è proprio un danno organico e su base psicogena invece è da stress o da ansia da prestazione, molto spesso è quella dei soggetti giovani, mentre l'organica è un po' più importante perché c'è un danno vascolare. Come si fa a fare la diagnosi differenziale tra l'una e l'altra? Cosa molto importante è una ecografia. Si fa quella che si chiama un'ecografia peniena dinamica, cioè si utilizza un farmaco, sono le prostaglandine, che procura un'erezione al paziente e si studia la vascolarizzazione. Da lì si fa una diagnosi e poi si fa un piano terapeutico. Ecco, professore, la disfunzione erettile, come ha detto lei, è una patologia più comune di quanto ci si possa immaginare, che non è legata necessariamente all'età. No, esatto. Allora, intanto un dato importante. In Italia soffrono circa dai 3 ai 6 milioni di italiani con disfunzione erettile, che va dalla forma lieve alla forma severa. Questo è un dato molto importante perché tante volte uno dice, vabbè, ma sono solo io. No, no. I numeri sono importanti. Un'altra cosa importante è che la disfunzione erettile può essere un campanello d'allarme per tante altre patologie. Quindi non è che uno arriva dal medico e dice, ah, sai, io ho l'incapacità, ma da lì va investigato, perché a volte maschera quella che ci può essere dietro, anche le si chiama sindrome metabolica, e cioè una sindrome in cui sono presenti diabete, malattie cardiache, colesterolo, trigliceridi e quant'altro. Quindi c'è un qualcosa che è molto più importante di una disfunzione erettile, non che non lo sia, ma molto spesso è un campanello d'allarme anche per patologie cardiovascolari. Ecco, lei ha dato dei dati che sono significativi, dai 3 ai 6 milioni insomma di italiani che soffrono di disfunzione erettile, è un dato non indifferente. No. Sicuramente ci può essere una componente anche psicologica, soprattutto quando c'è e si ha in età giovanile, come ha detto lei, nell'ansia prestazione, un po' voglio dire l'anticipare la vita sessuale nei giovani in qualche maniera causa anche questo, si fa da piccoli, insomma da adolescenti, quindi magari non si è ancora preparati del tutto a affrontare in miglior modo possibile questo, la vita sessuale poi che verrà e che si deve affrontare. Però c'è anche una componente, ha detto lei, anche da un punto di vista fisiologico, quindi occorre, la prima cosa da fare, andare da un urologo, andrologo, a fare una visita. Assolutamente. Diciamo, allora, vorrei fare una piccola premessa, perché è molto importante oggi, specialmente nei soggetti giovani. Perché non è soltanto l'ansia da prestazione, no? Perché molto spesso adesso i giovani hanno un approccio molto giovane e quindi esatto. I rapporti uomo-donna si stanno un po' aprendo e di conseguenza quando un giovane si approccia a difficoltà, io vedo ragazzi di 18 anni, 19 anni che veramente arrivano con problemi, dicono io non ho un'erezione, allora lì subentra veramente un problema psicologico
tale che può danneggiare severamente il ragazzo. Quindi è fondamentale avere anche nelle scuole delle consulenze psicosessuologiche, perché sono fondamentali. Dall'altro lato invece abbiamo quella organica che in determinate condizioni, come può essere appunto anche l'età può essere una condizione fisiologica che ti porta a questo tipo di problema. La cosa buona è che oggi, grazie a una terapia farmacologica, possiamo sopperire a questo tipo di problema nei momenti in cui siamo di fronte ad una disfunzione erettile media severa. A quel punto, quando la terapia farmacologica non ha più la capacità di sopperire al problema, abbiamo sempre un'alternativa che è quella chirurgica. Senta, professore, mi sono sempre chiesta, a proposito anche delle fasce giovanili, ma non solo, il ricorrere a un farmaco, ovviamente non prescritto, per avere un'erezione, insomma, senza però un controllo da un punto di vista medico, no? Quindi il fai da te, può avere delle controindicazioni? Diciamo che lì, se è su base psicogena, il farmaco a volte può aiutare ad acquisire sicurezza in te stesso. Tant'è che in alcuni soggetti giovani tendiamo a volte a dare un effetto, qualcosa di placebo, ma in altri invece diamo il farmaco appositamente per cercare di superare questa fase di insicurezza. Non, diciamo, prendere i farmaci non prescritti dal medico è totalmente sbagliato. Ecco. Questo è importantissimo, perché in alcuni uomini hanno gli effetti collaterali, come tutti i farmaci, specialmente questi farmaci che sono gli inibitori delle 5-fosfodiesterasi. C'è un mercato su internet pazzesco, ecco, si tratta di miliardi che in tutto il mondo che vanno a prendere questi prodotti su internet, prodotti che però non danno l'effetto vero, anche perché molti vengono dai mercati dell'est, di conseguenza il principio attivo non è quello corretto. Ecco perché bisogna comunque affidarsi sempre ad uno specialista per qualsiasi tipo, a prescindere da questa, per una prescrizione farmacologica. Ecco, io l'ho fatto volutamente, la ringrazio per la risposta che mi ha dato, perché mi dà l'opportunità appunto di chiarire un concetto che molte volte riscontro facendo anche degli incontri nelle scuole, ma non solo, ovviamente facendo anche questo genere di trasmissioni, in cui constato quanto sia alto il numero di uomini giovani, ma anche meno giovani, che per evitare di confrontarsi con il medico, un po' per pudore, un po' per vergogna, insomma una serie di componenti, vanno al fai da te, quindi acquistano queste pillole che magari nell'immediatezza dà il risultato sperato, quindi un'erezione sicuramente più duratura, quindi riescono a portare a termine l'atto sessuale, ma alla lunga comunque non risolvono il problema. Ecco perché è consigliabile, auspicabile, rivolgersi sempre a uno specialista e quindi andare dall'urologo, andrologo, che in qualche maniera vi segue in quello che può essere, come ha detto il professore Sansalone, un problema o di tipo psicologico, oppure può nascondere dietro altre patologie, e qua sta appunto l'inghippo. Quindi se voi prendete una pillola senza fare una visita specifica, magari sottovalutate dei problemi seri che ci sono nel vostro organismo, che poi possono andare a degenerare. Assolutamente, sono pienamente d'accordo, perché come dicevo, il campanello d'allarme sono le patologie cardiovascolari. E se uno assume questi farmaci rischia anche qualcosa di importante per la vita. Ecco, diciamo, affidarsi al medico è fondamentale. Si parlava del pudore, no? Molto spesso l'uomo ha, non la vergogna, insomma, però pensa di stare bene o altro. Spesso da noi, da me allo studio, sono accompagnati dalle mogli, no? Perché la donna da sempre è molto più tenace, è sempre affrontato questi problemi dal ginecologo già da ragazzini, 13-14 anni. Poi per esempio l'uomo
culturalmente non era mai pronto per una visita andrologica, anche da un punto di vista della fertilità, no? Un tempo c'era la visita di leva, si faceva la prima visita con un medico per la parte dell'apparato genitale maschile. Oggi, non essendo più, essendoci più la visita di leva, arrivano da noi quando hanno 30 anni, 40 anni, no? E da lì possono esserci una serie di problemi sia di fertilità, ma anche da un punto di vista di erezione, da un punto di vista di menomazione, tumore a livello dei testicolari, per esempio, che l'incidenza sta aumentando notevolmente da questo punto di vista. Ecco, è importante farsi seguire dallo specialista e non aver timore, perché si fa sempre una chiacchierata benevola, serena e tranquilla. Allora, una volta che si accede ovviamente a una visita urologica andrologica e si capisce ovviamente che il soggetto, al di là della questione psicologica, ha una disfunzione erettile organica, che cosa si fa, professore? Allora, qui ci sono tre linee di piani terapeutici. La prima sono quella farmacologica, quindi abbiamo questi farmaci che aiutano ad aumentare l'erezione, quindi favoriscono per aumentare la vascolarizzazione a livello del pene. Nel momento in cui i farmaci per bocca non funzionano, a quel punto abbiamo un'altra terapia farmacologica, che è l'utilizzo di prostaglandine. Sono dei farmaci che si iniettano localmente sul pene, creando una erezione. Questa è la seconda linea. Quando la seconda linea non funziona, a quel punto abbiamo la terza linea, che è quella chirurgica. La chirurgica fa molta paura, perché sostanzialmente l'impianto di protesi peniene. È un dispositivo medico che esiste ormai da più di 30 anni, e quando lo si presenta ad un uomo pensa sempre che è un qualcosa che non è più lui, cosa sbagliatissima, perché intanto porto alcuni dati scientifici, no? Dati pubblicati dal punto di vista della comunità scientifica, in cui l'uomo è soddisfatto dopo un impianto protesico nel 95% dei casi. E siccome l'uomo vive generalmente a un rapporto di coppia, il partner è soddisfatto nel 98% dei casi. Quindi capisce bene che lì per lì c'è la titubanza all'impianto protesico, ma una volta fatto c'è un altissimo grado di soddisfazione. Ecco, quindi andiamo a sfatare un po' di tabù, professore. Esatto. Pensando che una volta che si demette un impianto prostatico, in qualche maniera la vita sì. Finisce. No, non assolutamente, perché così. C'è il concetto di essere un qualcosa di meccanico. Non è così. Cioè, la protesi procura quella che è l'erezione, ma il piacere rimane. L'orgasmo rimane, quindi ecco da dove nasce poi la soddisfazione. L'uomo continua a vivere, a riprendersi in mano la propria vita. Ecco. Andiamo ad analizzare i tre casi che lei in qualche maniera ha dato come soluzione alla disfunzione erettile. Quella farmacologica, insomma, è il primo step che un po' tutti conosciamo, vuol dire si cerca ovviamente di sopperire con dei farmaci che, come abbiamo già anticipato, prescritti da un professionista, quindi non presi su internet, possono in qualche maniera aiutare. Nel momento in cui questa prima fase in qualche maniera non va, c'è la seconda, che lei ha parlato di queste punturine. Sì. E che durata hanno? La durata dipende dal dosaggio. Okay. E dipende dal grado di disfunzione erettile. Se uno ha un grado medio, si fa un dosaggio. Se ha un grado severo, se ne fa un altro. Ecco perché è fondamentale lo specialista. La stessa cosa la terapia farmacologica: si parte da un grado lieve come dosaggio, poi si aumenta fino a trovare la propria terapia, perché noi dobbiamo cucire la terapia
sul paziente, perché il paziente, per esempio, abbiamo un paziente obeso, diabetico, o patologie cardiache e quant'altro, ecco, qui abbiamo, potremmo avere una disfunzione importante, quindi magari la terapia farmacologica non ha il suo effetto, quindi si passa direttamente ad una fase 2 per la terapia. Ecco, i dosaggi vanno aggiustati con il paziente, perché può durare 10 minuti, come può durare un quarto d'ora l'effetto del farmaco, come può durare anche 20 minuti. Poi se dura in modo eccessivo, per esempio usando le prostaglandine, si ha un effetto collaterale che si chiama priapismo, e cioè che cos'è? È una eccessiva e prolungata erezione che può durare anche 5-6 ore. E questo comporta un fortissimo dolore, ma comporta una ischemia, e cioè il sangue non si ossigena all'interno del pene e deve andare immediatamente al pronto soccorso, perché rischia di perdere l'organo dal punto di vista vascolare. E questo può succedere, credo, può succedere anche con delle pillole, insomma. Può succedere anche con delle pillole, è meno frequente, ma per esempio se ci sono dei vasi collaterali che noi non sappiamo, magari il paziente stesso non sa, possibile che si formi anche un effetto di priapismo. Sì. Ecco, questo è molto importante sottolinearlo, perché insomma sono state fatte tante anche parodie, no? Sull'inizio, sull'uso del Viagra, quindi sulla durata di questo, di questo farmaco, su quello che era l'erezione. In realtà, come ha detto il professore, al di là dell'ironia, molte volte questo può essere pericoloso, quindi è sempre, lo ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, è importante rivolgersi a uno specialista, anche perché quanto è consigliabile fare una visita anche a livello di prevenzione, professore? Ma sa, la prevenzione da questo punto di vista è generalmente è il paziente che viene quando ha già il disturbo, perché avverte questa incapacità di avere un buon rapporto con la partner, no? A volte e molto spesso il paziente, quando si accorge che ha il disturbo, evita il rapporto con la moglie perché ha paura di non riuscire a fare l'amore. Oppure quando il paziente sa che ha questo problema, aumenta la velocità del rapporto, però poi ti dice che soffre di eiaculazione precoce. Ma non è tanto l'eiaculazione precoce, è l'accelerazione del rapporto ai fini di non far capire alla partner che non ha la capacità di mantenere l'erezione, capisce? Subentrano tanti fattori all'interno di una persona che soffre di disfunzione erettile, ecco perché è molto importante un consulto ed è molto importante fare quella che è una diagnosi differenziale in queste circostanze, no? Perché anche lì la donna ti porta, quando io molto spesso mi approccio con i pazienti e dico va bene, una volta fatta l'anamnesi chiedo al paziente, dico come va, come non va, il paziente mi dice tutto bene professore, no, la moglie a fianco mi dice no, cioè tutto bene, no, non è più come era prima, cioè perché l'uomo non accetta questa cosa, però deve, secondo me, accettarlo, perché fortunatamente abbiamo una soluzione e quindi non vedo il perché uno non debba accettare la cosa, come tante altre problematiche. Prima di passare alle domande del pubblico, che è un po', voglio dire, la caratteristica di questi talk, quindi di dirlo con l'esperto risponde, c'è un altro problema. Molte volte, che ho avuto modo di constatare anche facendo numerose trasmissioni, molte volte anche si tende a non fare una visita urologica, andrologica, nella preoccupazione di poter avere una prostatite o comunque un possibile tumore alla prostata, perché si dà per scontato che una volta che si è accertato questa patologia poi non si ha più un'attività sessuale e quindi si tende a non affrontarla. Non c'è cosa più sbagliata, ecco, in assoluto. Allora, intanto diciamo che oggi, grazie alla tecnologia, per un intervento di prostatectomia radicale, quindi per un paziente che ha un tumore, esiste il robot. Prima c'era la laparoscopia, oggi abbiamo il robot, e la percentuale di disfunzione erettile, le due principali complicanze che si possono verificare sono l'incontinenza e la disfunzione erettile. Grazie al robot che c'è oggi, queste percentuali
di queste due complicanze si sono ridotte drasticamente. Ma nel caso in cui ci fosse una disfunzione erettile, abbiamo l'impianto protesico. Si impiantano le protesi peniene e da lì si risolve il problema da un punto di vista erettivo. Magari ovviamente non c'è l'eiaculazione, perché purtroppo durante l'intervento sono state portate via prostate, vescicoli, eccetera. Però hai tu il piacere di avere fare un rapporto sessuale. Ecco, questa è grazie alla tecnologia, grazie all'avanzare delle nuove metodiche che ti portano a ridurre sempre di più le percentuali delle complicanze. Ecco, quindi a questo punto non ci sono scuse, io lo dico perché sicuramente a casa vi sarà capitato di conoscere o parlare con qualcuno che dice no, io non ho la prostata, non posso fare più niente, e chiudono bottega, ma in realtà, no. Professore, non c'è giustificazione perché... No, è soltanto una questione di testa. È una questione di testa, perché esatto. Anche se avete la prostata, soffrire di questo problema, e anche nella peggiore delle ipotesi vi viene diagnosticato un tumore alla prostata, c'è la soluzione. Quindi chi non lo affronta è semplicemente perché non ha il coraggio di voler affrontare il problema. Allora, veniamo alle domande del pubblico, in un argomento che sicuramente interessa molto. Abbiamo sentito che ci sono tanti uomini che vengono accompagnati anche dalle mogli, che in qualche maniera hanno un po' più il coraggio di affrontare il problema che magari l'uomo non manifesta. Allora, da chi vado prima? Ecco, la signora già ride. Allora, signora, prego. Una cosa che non ho capito. Sì. La protesi. La prostata. No, la protesi peniena. Ah, la protesi, lei non ha capito come funziona la protesi. Non si preoccupi, signora. Adesso noi le spieghiamo. In qualche maniera... Cerchiamo di fare capire, perché molte volte certo. Una donna vuole capire come funziona la protesi. Assolutamente. Giusto? Allora, domanda. Da un punto di vista... Giustissima. No, rispondo. Allora, da un punto di vista fisiologico, l'organo maschile funziona, c'è una vascolarizzazione all'interno e quindi il sangue va dentro e procura l'erezione per il rapporto sessuale. Quando c'è un problema di tipo organico, quando la vascolarizzazione non funziona più, il pene non ha l'erezione e viene sostituita in questa circostanza con quelle che si chiamano protesi, e cioè si mettono all'interno del pene due cilindri con una pompettina e un sistema idraulico. Sostanzialmente c'è una pompetta con un serbatoio dove c'è dell'acqua. La pompetta prende l'acqua e procura l'erezione. Fa il rapporto, una volta finito il rapporto, l'acqua ritorna nel serbatoio e torna tutto come prima. Ecco, certo che è fattibile. Lei oggi è contento. Io sempre l'ho sentito dire questo apparecchio. Allora, sentiamo anche la signora. Allora, torno adesso da lei secondo, perché la signora giustamente adesso la vedo anche forse un po' più rincuorata. La vedo un po' più... No, signora, lei ci deve... Allora, signora, mi dica. Dopo fatta la protesi, chi è che la fa? L'uomo è a consentire. Beh, certo, non ce la può mettere con la forza, professore. Allora, ancora non siamo a questo livello. Come dicevo poco fa, prima c'è una forma di titubanza a mettere, ecco. No? Perché pensano che sia meccanica la cosa. All'inizio, ma una volta impiantata, vengono da me e mi dicono grazie. A saperlo prima l'avrei fatta molto prima, perché tutto poi dopo si riprende in mano la sua vita, i suoi rapporti, continua la vita normale, perché lui ha il piacere, ce l'ha, l'eiaculazione ce l'ha, rimane tutto come prima, non ha l'erezione. Purtroppo se è venuta una patologia non è che possiamo fare diversamente. Ma con la protesi riesce a sopperire. La protesi risolve il problema. Ci sono ragazzi di 20 anni, di 30 anni che hanno fatto un incidente stradale, che purtroppo non hanno più l'erezione perché sono stati tagliati i nervi erigenti, e quindi ora un ragazzo di 20, di 30 anni non è che può vivere senza avere un rapporto, per carità, insomma, può succedere di tutto, però noi dobbiamo metterlo nella condizione tale di avere una propria vita anche sessuale,
Quindi è fondamentale che abbiamo queste tecniche che aiutano le persone che non hanno più la possibilità di avere una vita quotidiana, e queste persone possono comunque avere figli e quindi riprendersi in mano la propria vita. Ecco, professore, mi domandano giustamente, ma questi sono anche dei tipi di interventi che si fanno agli ospedali, quindi sono comunque a carico del Servizio Sanitario Nazionale? Le protesi peniene esistono da più di 30 anni, non è una cosa che esiste da oggi. Esatto. Non è una cosa inventata l'altro ieri. Grazie alla tecnologia sono migliorate le protesi, i dispositivi, sono tutti dispositivi medici, ma esistono da più di 30 anni, come l'incontinenza per esempio, no? L'incontinenza in un uomo dopo fatta una prostatectomia radicale per tumore, l'uomo non può vivere con un pannolone a vita e cambiare 5, 6, 7, 10 pannolini al giorno per i prossimi 10, 15 anni o 20 anni. È una cosa imbarazzante per l'uomo stesso. Oggi abbiamo i dispositivi medici che si chiamano sfintere artificiale, è sempre un dispositivo come la protesi, ma che fortunatamente toglie l'incontinenza, ti risolve il problema. Ecco, ora noi diciamo su alcune problematiche cerchiamo un po' di alleggerire, ma è fondamentale perché il paziente che ha il problema vive una vita imbarazzante, specialmente nell'incontinenza, perché quando c'ha i pannolini c'ha un cattivo odore e si isola da un punto di vista personale, quindi anche socialmente non comunica più con le persone, si chiude in se stesso, e questo non è una cosa accettabile oggi come oggi grazie a tutti questi dispositivi medici a disposizione, capito? È un dispositivo che tantissime strutture sanitarie, diciamo ospedali, li passano, e quindi basta parlare col proprio urologo e mettersi d'accordo per questo tipo di intervento e risolvere il problema. Continuiamo con le domande. Io volevo fare una domanda al professore, quando riguarda se uno ha la prostata ingrossata oppure prende la pillola della pressione o allora ha un po' di colesterolo, influisce queste disfunzione erettile? Sì, diciamo, allora, per quanto riguarda i farmaci, sì, per esempio ci sono dei farmaci che si chiamano i beta bloccanti per la pressione, possono dare, influenzare la funzionalità erettile. Quindi ci può essere il colesterolo, per esempio, diciamo che il pene è irrorato da un'arteria, che è molto piccola, quindi trigliceridi, colesterolo e quant'altro possono andare a danneggiare la parte, diciamo, vascolare a livello penieno, sì. Ecco, volevo fare una domanda forse lei al professore? No, le volevo dire, questa faccenda l'ho sentito dire sempre, non credevo, ora adesso si cambia la mente. Vede, qua c'è un altro segno, la testimonianza di come si sente dire ma non si pensa che si può fare. No, oggi come oggi diciamo che tutto sta nell'informazione, no? Dei propri medici. Basta, allora, l'importante è tirare fuori il problema. Se uno non dice qual è il problema, non troverà mai la soluzione. Se uno va per sentito dire, ho sentito dall'amico, ho sentito dall'altro, non troverà mai una soluzione, perché ognuno di noi dirà la propria. E quindi poi dice, ah no, non faccio nulla. Ma se lei va dal suo medico, da uno specialista, c'è sempre una soluzione. Io dico sempre ai miei pazienti, solo alla morte non c'è la soluzione, al resto qualcosa si trova sempre. Senta professore, fino a che età si possono impiantare queste protesi? Perché così diamo più o meno del, insomma, allora. Perché adesso qua tutti quanti si domanderanno fino a... Ecco appunto, già le mogli se lo incominciano a domandare e torneranno a casa a dire perché non ti metti la protesi nel caso in cui c'è qualche problema. Allora, diamo delle indicazioni su fino a che età si può mettere. No, l'età come tutte le cose è relativa, no? Cioè, non è che c'è un'età, io ho impiantato una protesi ad un uomo di 77-78 anni, adesso non ricordo bene, ovviamente in buone condizioni generali. Ora, tutto sta di come una persona si sente fisicamente. È ovvio che se hai delle patologie di comorbidità ci sono dei rischi
Ma i rischi generalmente sono di tipo infettivo, no? È sempre un dispositivo medico, le infezioni sono veramente le percentuali bassissime, però magari se abbiamo un diabetico ti può aumentare un po' la percentuale di infezione, dal 3% può arrivare al 5%, però da questo punto di vista è importante migliorare la qualità della vita del paziente, quindi per migliorare la qualità oggi come oggi non esiste età, insomma. Ecco. Allora, siamo in chiusura, professore, di quest'altra puntata insieme. Sicuramente ci hanno seguito un pubblico femminile, un pubblico maschile. Al pubblico femminile possiamo continuare a dire ovviamente di stare molto attente e a incoraggiare il partner ad andare a fare una visita ovviamente urologica e andrologica. All'uomo possiamo continuare a dire invece di non vergognarsi, no? Assolutamente, non bisogna vergognarsi, non bisogna chiudersi in se stessi, ma parlare, perché a quel punto una soluzione si trova sempre col proprio specialista, un'altra soluzione la si trova con la moglie o con la partner, l'importante è dialogare e tirare fuori il problema. Bene, io ringrazio il professor Salvatore Sansalone, urologo, andrologo, vi ricordo che per tutti i siciliani è possibile ovviamente trovarlo al poliambulatorio Gisa di Catania che gestisce, quindi grazie ancora professore. Grazie a voi. E grazie a tutti voi di aver seguito la nostra trasmissione. Abbiamo finito.